Assente. Vicello. Assente. Mazzilli. Presente. Pedicini. Presente. Entra Caputo. 13 assenti. Caputo entra. Sì, 13 assenti. Con 13 assenti c'è il numero legale, la seduta è aperta. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Mozione a firma del consigliere Acito Vincenzo ed altri aventi per oggetto. Mozione per convocazione urgente del Consiglio Comunale secondo le procedure dell'articolo 39,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Illustrare la mozione. Grazie, allora saluto il sindaco, i colleghi consiglieri. Allora, prego, i colleghi consiglieri. Saluto il sindaco, il presidente, gli assessori e anche i colleghi consiglieri. Va bene così? Presenti, quelli presenti e quelli assenti. E assenti. Giustificati e no. Allora, perché questa mozione? Prego. Perché questa mozione? Innanzitutto ho la necessità di fare una premessa che credo importante. Cioè, questa mozione non ha nessun tipo di obiettivo legato alla procedura di gara che già è in corso di espletamento. Quindi qualche dubbio e qualche perplessità che aveva qualche collega consigliere in merito all'ipotesi che noi potessimo oggi deliberare o entrare nel merito della procedura di gara già avviata, voglio dipanare i dubbi e quindi la nebbia che si può creare intorno. Assolutamente questa mozione non blocca le procedure di gara. La seconda premessa è legata alla valutazione dei componenti della commissione, che assolutamente sono persone di altissimo profilo, che non è in discussione sotto la questione legata alla professionalità e alla capacità e alle competenze, ma credo che sia opportuno che questo Consiglio valuti e approfondisca le procedure adottate per la nomina della stessa Commissione. La premessa che fin qui ho sviluppato si accompagna a quella che è la delibera numero 2 del 7 febbraio che questo Consiglio Comunale, all'unanimità dei presenti, quindi 35 consiglieri su 35, ha approvato relativamente alle procedure di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa. E io l'ho definito una pietra miliare, io sono orgoglioso insieme ai 34 colleghi consiglieri ad aver votato una delibera di questo tipo, perché è un segno fondamentale da quello che vorrebbe essere, dovrebbe essere, una procedura di trasparenza che questa amministrazione ha deciso di adottare per le procedure di gara con l'offerta più vantaggiosa. Nel dibattito che è stato sviluppato durante quella seduta del 7 febbraio, le motivazioni che hanno portato tutto il Consiglio Comunale a votare quella delibera era finalizzata esclusivamente a dare un'impronta di trasparenza dell'amministrazione e dimostrare come all'interno di questa amministrazione queste procedure vogliono essere assolutamente adottate. Ricordo anche che durante il mio intervento chiesi al segretario generale se quella mozione, che era diventata una delibera, poteva avere le caratteristiche della immediata esecutività. In realtà ci fu una risposta del sindaco che diceva: tutto sommato, questo impegno che oggi prendiamo è l'impegno politico dell'amministrazione per poter procedere con le gare che da lì in poi sarebbero state espletate. Un mese fa, credo, quindi molto dopo la data del 7 febbraio, è iniziata la procedura dell'espletamento della gara per quel che riguarda il bando sul trasporto pubblico urbano, e le commissioni di questo bando sono state, la procedura per la nomina delle commissioni è stata attivata prima della data del 7 febbraio con la richiesta dei nominativi ad alcune università, e le risposte sono pervenute all'amministrazione tutte dopo il 7 febbraio, ad esclusione della risposta dell'Università dell'Aquila, che è pervenuta prima del 7 febbraio. In realtà
la formalizzazione dell'atto che si è completata con la determina della nomina della commissione è datata 6 aprile 2011, quindi oltre la data del 7 febbraio, però nella determina e negli atti che ho acquisito con l'accesso agli atti ho verificato che i componenti delle commissioni sono stati individuati a seguito di comunicazioni effettuate da alcune università, ma con l'elemento fondamentale che era quello che dava l'impronta della procedura trasparente, procedura che avrebbe necessitato della pubblica, seduta pubblica per il sorteggio, è stata sostituita con un sorteggio eseguito non in seduta pubblica, cioè senza convocare le imprese, ma all'interno della struttura comunale. Credo che questo non risponda alle richieste della delibera del Consiglio Comunale, come anche il quarto nominativo, perché tre componenti della Commissione, oltre al Presidente, il quarto nominativo esterno è stato individuato previa richiesta alla Regione di un nominativo, quindi senza rispettare anche in questo caso quello che era l'indirizzo che il Consiglio Comunale aveva fornito, cioè quello di individuare quattro ordini professionali e tre università e all'interno dei 20 nominativi acquisiti procedere al sorteggio in seduta pubblica. Credo che questo, secondo il mio parere, non risponda all'indirizzo che ha fornito il Consiglio Comunale. Non credo, e ne sono certo, che questo non può ritenersi un sorteggio in seduta pubblica, e quindi non abbiamo dato conferma di quella che era diventata per tutti quanti noi una sorta di orgoglio, perché avevamo fissato con quella delibera un paletto fondamentale, quelle che saranno le procedure di gara da ora in poi, a cui qualsiasi amministrazione, anche successiva a questa, avrebbe dovuto adeguarsi per dimostrare come all'interno dell'amministrazione questo può essere un procedimento da adottare in tutte le situazioni. Grazie. Grazie consigliere Acito. Nessun altro chiede la parola? Prego sindaco. Grazie Presidente. Io sono stato tra i consiglieri comunali, diciamo, a discutere la mozione con la quale poi si è dato un indirizzo all'amministrazione per la costituzione delle commissioni per la valutazione degli appalti nelle gare, anche perché nelle linee programmatiche avevamo indicato un obiettivo specifico che riguardava la costituzione di un ufficio unico, unificato degli appalti. Corso di quel dibattito del 7 febbraio, io personalmente suggerì di aggiungere nel dispositivo che l'istituzione dell'ufficio degli appalti, l'ufficio unico degli appalti, avrebbe dovuto, proprio per le difficoltà che abbiamo registrato all'interno dei nostri apparati, diciamo, della struttura comunale, avrebbe richiesto e richiederà una procedura professionalmente affidabile, quindi con un progetto vero e proprio, perché le attività che si svolgono, quelle di negoziazione, sono diverse. Gli uffici adesso si occupano ciascuno per le proprie competenze delle singole procedure, né almeno per quello che ne possiamo capire noi, insomma, a lume di naso,
possiamo pensare a una struttura multidisciplinare capace di risolvere ogni singolo problema, e quindi avremmo dovuto passare attraverso sia una progettazione di un ufficio per definirne la missione vera, sia la necessaria formazione per il personale che deve attendere alle funzioni e alle singole necessità. Stiamo verificando, lo sto verificando personalmente, come avviare l'attuazione di questo indirizzo che il Consiglio Comunale, come dice il consigliere Enzo Acito, in modo unanime e tra l'altro con anche una certa enfasi ha dato. L'altro punto che era contenuto, che era oggetto della mozione, che in verità, diciamo, io pur avendola letta e riletta più volte non comprendo la finalità, nel senso che la mozione in questo caso mi sembra più una interrogazione per capire se quell'indirizzo dato dal Consiglio Comunale è stato disatteso oppure no. Perché poi non la riesco a interpretare come una mozione che invece ha lo scopo di fornire un ulteriore indirizzo, di dare un'indicazione specifica, diciamo, all'amministrazione, agli uffici, alla giunta, al sindaco. E quindi, diciamo, io l'ho trattata come una richiesta di informazioni da parte dei consiglieri comunali al sindaco o anche agli uffici stessi che hanno la responsabilità. Come sapete, infatti, tutta la procedura che riguarda l'appalto pubblico è incardinata nelle competenze dei dirigenti e non dell'organo amministrativo politico. Poi chiederò e prego il segretario generale di dare anche conto, diciamo, delle diverse tappe che si sono determinate a partire proprio dall'atto di indirizzo, dalla mozione approvata il 7 di febbraio. Era stata già in precedenza, credo già prima del 7 di febbraio, richiesto a sei università italiane per l'appalto di cui che viene richiamato in questa mozione, che è quello del servizio di trasporto pubblico locale, la designazione di terne di professori per la composizione della commissione sulla base di specifiche specializzazioni. In effetti sono giunte all'amministrazione queste designazioni, e poi, ripeto, il segretario vi darà anche dettaglio con le date, anche con le formalità che sono state effettuate. È stato effettuato sulla base di queste designazioni un sorteggio alla mia presenza, alla presenza del capo gabinetto del sindaco, alla presenza dell'assessore competente, del segretario generale stesso, del dirigente del settore, del segretario del sindaco Andrulli e del signor Franco Cardia, che era presente in quel momento nella segreteria del sindaco, dove, con la presenza anche della dottoressa Schiuma, sempre dell'ufficio competente, dove sono stati infilati nei bussolotti i nomi dei designati da parte dell'università, ed è stata fatta questa estrazione. Successivamente
siccome uno dei nominati ha rinunciato a causa di impegni suoi personali, uno dei professori designati, è stata effettuata la stessa procedura con un ulteriore infilamento dei bussolotti dei nomi che erano rimasti, e è stata fatta lo stesso sorteggio. Per quanto riguarda invece l'esperto legale, è stata scelta la strada che indica la legge, che è quella di utilizzare un dirigente dell'amministrazione pubblica, in questo caso il responsabile dell'ufficio legale della Regione Basilicata, che è stato interpellato attraverso forma ufficiale con una comunicazione all'ufficio la disponibilità che poi l'ufficio regionale ha dato, e quindi la Commissione ha potuto compiere le prime operazioni necessarie, che sono quelle in seduta pubblica, che non so se i consiglieri sanno, insomma si procede alla verifica dei documenti, a tutte le formalità alle quali attende l'ufficio competente con il dirigente indicato. La commissione viene presieduta, in questo caso è stata presieduta dal segretario generale, dottor Fasanella, e in questo modo penso che noi abbiamo osservato, penso che l'ufficio abbia osservato la indicazione dell'indirizzo dato con la mozione, e non so se la seduta pubblica significasse dover fare un avviso pubblico che la commissione si sta, il dirigente responsabile, perché la figura che si occupa, a cui è demandata questa funzione, è il dirigente, il quale deve procedere. In quel caso il dirigente avrebbe dovuto probabilmente fare, secondo l'interpretazione che ne danno i sottoscrittori della mozione, avrebbe dovuto darne notizia pubblica, avrebbe dovuto scriverla ai giornali, avrebbe dovuto avvisare sul bollettino ufficiale della regione, non lo so. Hai partecipato alla gara, che gliene importa hai partecipato alla gara? Quello che la pubblica significa il pubblico, non i partecipanti alla gara, perché i partecipanti alle gare sono quelli che si occupano del problema quando si apre la seduta nella quale la commissione inizia. Comunque, voglio dire, il problema è assolutamente relativo, nel senso che qui ovviamente parlo come persona informata dei fatti, nel senso che sto testimoniando che queste operazioni sono state effettuate alla mia presenza nel mio ufficio con le persone che ho prima elencato. Penso che ci sia una discreta pubblicità da questo punto di vista, atteso che non sono indicate nella formulazione dell'indirizzo, non è indicato una procedura particolare per rendere pubblica questo momento. Tuttavia penso che se effettivamente i consiglieri che hanno firmato questa mozione, ripeto, anomala dal punto di vista del dispositivo, ritengono che sia utile anche per il futuro definire che cosa significa pubblica, che può significare anche il fatto che viene data informazione attraverso la stampa o vengono convocati le imprese che partecipano alla gara, così come avviene quando in seduta pubblica la commissione, non ancora costituita, attenzione, perché qui la mia preoccupazione è chi va in seduta pubblica, il dirigente, così come dice l'articolo
qual è l'articolo 84 della legge, del decreto legislativo 163, va il dirigente a cui è demandata, a cui la legge, l'articolo 84, demanda questa responsabilità, è l'amministrazione che deve specificare. Se vogliamo specificare questo per il futuro, io sono per accogliere, come dire, molto positivamente questa sollecitazione, atteso che, ripeto, non mi sembra, diciamo, che il sorteggio sia avvenuto in un sottoscala qualunque. Il sorteggio è avvenuto nella stanza del sindaco sia la prima volta che la seconda volta, quando il professor non so quale che poi dirà il segretario, ha rinunciato per problemi suoi personali. Credo che l'ufficio del sindaco, con la presenza di 7-8 persone, sia un luogo abbastanza pubblico, diciamo così. Probabilmente, se i consiglieri ritengono che invece occorra dare informazione, e è probabile, è sufficiente che si invitino i partecipanti alla gara, se quindi la mettiamo esattamente in relazione con la stessa previsione che la legge fa quando si aprono le procedure di gara e la commissione siede in seduta pubblica attraverso la comunicazione alle imprese, è sufficiente questo? Secondo me basterebbe che, anche come un atto di ulteriore indirizzo, la seduta odierna dia al sindaco e comunque all'amministrazione più in generale un'indicazione precisa di regolarsi esattamente come ci si regola quando si inizia, diciamo, la procedura con l'apertura delle buste, alla quale seduta vengono invitate le imprese che partecipano alla gara stessa. Io credo che non ci sarebbero problemi di nessun genere e non credo, diciamo, che ci siano da questo punto di vista particolari violazioni, diciamo, rispetto all'indirizzo, all'indicazione che è stata data dal Consiglio Comunale, che per quanto mi riguarda è da confermare in pieno. Grazie sindaco. Il segretario vuole dare qualche... Se non ci sono altre. Prego, consigliere Accito. Saverio. Questa mozione, seppure può apparire irrituale o non adeguatamente conclusa con una richiesta di votazione su qualcosa, contiene però la richiesta, che è quella di attivare una procedura per verificare eventuali responsabilità inerenti alla mancata applicazione di quanto contenuto nella delibera di Consiglio Comunale. Non contiene certamente nessuna insinuazione circa i comportamenti che non sono stati per certi versi tali da garantire la corretta operazione di sorteggio. Ma quando negli appalti pubblici si parla di pubblicità o di rendere pubblica l'operazione, è un po' diversa da quella che immaginava il sindaco. Non significa fare sui giornali un comunicato e dire chi vuol venire a questa operazione di sorteggio venga, perché poi diamo anche un premio alla bambolina a chi viene sorteggiato. Non è così. La pubblicità è relativa ai soggetti interessati, bisogna che vengano informati i soggetti interessati che il giorno tale, alle ore 8, ci sarà questo sorteggio. Poi si possono presentare o non si possono presentare. A quel punto si fa comunque il sorteggio con due testimoni che firmano. Non dicevo così. Prego? Nella mozione non dicevo così. Quale mozione? Quella che approvammo richiedeva che venissero applicate le procedure di pubblicità. La pubblicità la si fa non per un prodotto che dobbiamo vendere sul mercato, quanto piuttosto per interessare
i soggetti interessati, quindi le imprese, a conoscere che l'operazione di individuazione dei componenti della commissione è stata fatta a sorteggio, così, con la loro presenza. Torno a dire, possono esserci e possono non esserci. Il fatto che non ci sia non vuol dire che non è stata fatta pubblicità, perché loro erano disinteressati rispetto alla questione. Quindi questo è il dato fondamentale. Così come mi preme di sottolineare in questa circostanza che, almeno da quello che abbiamo rilevato anche nell'ultima commissione, non sempre la figura e il ruolo del RUP viene adeguatamente esercitata, oltre che adeguatamente valorizzata. Diceva bene il sindaco, non è lui che deve partecipare al sorteggio. Poi si è trovato, forse ha ospitato questo gruppo di amici che si sono incontrati, avrà offerto anche il caffè. Sono particolarmente pubblico, diciamo. Sì, ma anche lucido e trasparente, se vogliamo. Ma avrà offerto anche il caffè, però è il RUP che deve fare le operazioni, attivare le procedure, definire i criteri, scegliere il sistema di gara e fermarsi lì, perché succederà fra qualche giorno, fra qualche settimana, che ci sarà un provvedimento governativo che fisserà per le regioni l'obbligo di costituire uno o due stazioni uniche appaltanti che dovranno procedere agli appalti in tutta la regione o in tutta la provincia, o non so dove sarà. Per cui il RUP si ferma alle soglie della gara, non fa la gara. La gara dovrà farla questa sua, si chiama adesso si parla solo per sigle, e quindi bisogna che ci abituiamo anche a quest'altro termine. E in qualche modo credo che sia un dato opportuno, perché ormai per poter fare una procedura di gara bisogna essere super esperti, perché le imprese, più che attrezzarsi con ingegneri, geometri e specialisti nelle opere, si attrezzano con gli avvocati, e la sede della gara è l'elemento o il momento più debole forse di tutto quanto l'attività amministrativa. Per cui credo che sia estremamente opportuno che si faccia una specializzazione, ci si specializzi, si facciano tutti gli aggiornamenti, anche perché succede, come è successo con l'ultimo decreto che hanno approvato dal governo sullo sviluppo, che i codici vengono modificati, il codice per gli appalti è stato modificato, il regolamento è stato ulteriormente modificato, quindi siamo in una condizione di permanente e perenne aggiornamento, rispetto al quale non tutti quelli che in qualche modo oggi attivano procedure concorsuali sono in grado di sentirsi aggiornati, di essere adeguatamente aggiornati. Quindi non mi spaventa questa cosa, anzi, per certi versi me la auspico anche nel mio nuovo ruolo, perché dovendo fare 85 gare è bene che ci sia una centrale di gare, non che ci siano 85 soggetti che probabilmente rispetto allo stesso obiettivo attuano procedure diverse. La cosa renderebbe molto delicata la questione, per certi versi anche pericolosa sotto l'aspetto del confronto. La stessa amministratore, in questo momento il commissario, che attua procedure diverse non potrebbe funzionare. Lo spirito, torno un momento alla mozione, lo spirito della mozione è proprio quello, era quello di voler sollecitare da subito, perché ci fu una richiesta del consigliere Ognonimo che voleva l'immediata esecutività della delibera, e il sindaco reagì dicendo: non c'è bisogno, ci sono io che garantisco. Alla prima gara questa garanzia non c'è stata, così come ho cercato di spiegare, non c'è stata sul modo con il quale è stato fatto il sorteggio, cioè non coinvolgendo i soggetti che andavano coinvolti. Poi poteva essere un limite nel bando, perché è il bando che deve contenere anche queste cose, ci può essere un limite in tutto quello che in precedenza era stato elaborato, però abbiamo rilevato, che questo ci siamo anche noi resi disponibili a sottoscrivere questa mozione, per rilevare, per evidenziare questo aspetto. Nient'altro. Non volevamo né insinuare chissà quali comportamenti, né altro. Quindi continuiamo a chiedere, così come dice la mozione, che si attivi una procedura. Poi si dirà che una procedura non poteva essere applicata perché il bando o l'avviso di gara non prevedeva questo tipo di cose, di attività propedeutica alla formazione della commissione, però noi avevamo chiesto altro quella volta o quella sera in consiglio comunale. Termino evidenziando solo una questione che è legata
per certi versi alla procedura di gara. Mi dicono che è stata fatta una proroga per garantire il servizio del trasporto pubblico urbano. Se ragionassimo anche su questi aspetti, su quello che si fa dando una proroga, probabilmente faremmo scelte diverse. Non si può prorogare, almeno secondo il mio modo di vedere, fino al 15 giugno. Come faccio l'abbonamento? Per dire uno degli aspetti. Lo faccio 15 nave, non più mensile. Guardiamo le cose con riferimento agli effetti che si producono su tutti i soggetti, sia gli operatori e sia i beneficiari del servizio pubblico urbano. Gli studenti finiscono la scuola, ma quello finisce prima, finisce già a maggio, gli studenti il pullman non lo prendono più, ma ci sono gli altri che lo prendono però il pullman. Quindi guardiamo le cose e guardiamolo con la dovuta attenzione, tenendo conto che il sistema della proroga non può essere reiterato, perché il sistema della proroga o la proroga è legata soltanto alla impossibilità, per colpa che non è dell'amministrazione, di attuare le procedure concorsuali. Ma una volta, forse due volte, se è successo che c'è stato un incidente di percorso nel fare una gara, ma non può essere la prassi o la consuetudine che in qualche modo avevamo voluto bloccare nel momento in cui ci fu il cambio di amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Acito. Nessun altro? Prego sindaco. Se posso, soltanto per la parte relativa alla principale della mozione approvata il 7 febbraio, ovviamente l'ufficio si è attenuto in maniera pedissequa alla lettera di quella mozione, pur non essendo previsto, come diceva l'ingegner Saverio Acito, nel bando e nella procedura precedente la nomina della commissione per sorteggio. Quindi ci può essere stato un difetto, ma l'impianto fondamentale della mozione, l'indirizzo fondamentale, che era quello di fare le commissioni sulla base di designazione da parte di ordini e quant'altro, perché in questo caso non si tratta di ordini ma si tratta di università, è stata osservata con precisione. Ci è mancato la comunicazione alle imprese. Può essere un elemento discutibile, però la parte, il corpo vero della... No, dicevo però che il corpo dell'indirizzo, che è quello di dire la commissione viene formata sulla base di una... osservando anche le norme in vigore, non era neanche un'invenzione particolare, con una... indicazione precisa, insomma io ho potuto verificare, perché è una cosa che hanno fatto gli uffici, è stata fatta con assoluta rispondenza a quell'indirizzo. Grazie sindaco. Prego segretario. Secondo me è necessario fare una considerazione di ordine generale, al di là di quelli che possono essere gli indirizzi che il Consiglio dà sulla problematica che stiamo affrontando. Non sfugge a nessuno che la materia è ben disciplinata dalla legge. Ora, se gli indirizzi che vengono dal Consiglio Comunale sono in stretta sintonia con quello che stabilisce il decreto legislativo 163, ben vengano. Diversamente il Consiglio Comunale non può entrare in situazioni che per legge sono demandate a dei soggetti ben identificati. E comunque, secondo me, bisogna fare un passaggio fondamentale, cioè il Consiglio Comunale delibera fornendo indicazioni attinenti
è opportuno dirlo, con quello che prevede il decreto legislativo 163, in data 7 febbraio del 2011. Il dirigente del settore, già in data 20 gennaio 2011, forse interpretando quello che era il desiderio e la volontà del Consiglio Comunale, in via autonoma inoltrava richiesta per ottenere la segnalazione di professori universitari all'Università di Bari, all'Università di Roma, all'Università di L'Aquila, all'Università di Pescara, all'Università di Napoli, quindi 5 università. Inoltre inoltrava istanza al Presidente della Giunta regionale per ottenere la disponibilità di un dipendente avvocato della Regione Basilicata. Le università hanno risposto, e precisamente l'Università di Bari, segnalando 3 docenti. L'Università La Sapienza, segnalando 3 docenti. L'Università dell'Aquila, segnalando 3 docenti esperti in riferimento alla richiesta che avevamo fatto noi, gestione, esperti di gestione dei trasporti e, se non sbaglio, anche economisti. L'Università di Pescara segnalava 2 professori. L'Università di Napoli ne segnalava altri 3. Arrivate queste segnalazioni, il dirigente pro tempore in data 16 febbraio 2011 effettuava in seduta pubblica, nel senso che risultavano presenti in quella circostanza i soggetti che hanno effettuato le operazioni di sorteggio erano l'architetto Gravina, il segretario, il sottoscritto, la dottoressa Giovinazzi. Assistevano, no? Il sindaco, l'assessore Cappella, l'assessore Falcone, e quindi veniva fatta l'estrazione delle figure che noi avevamo previsto di inserire nella commissione. A seguito poi delle dimissioni di un componente, in data 29 marzo si procedeva ad ulteriore sorteggio che veniva effettuato dal dirigente Gravina, dal sottoscritto e dal signor Andrulli, con l'assistenza della dottoressa Schiuma in qualità di segretario. Io ho solo una breve considerazione. Poi tutti questi passaggi sono stati recepiti con un provvedimento dirigenziale a mia firma in data 6/4/2011. Io procedevo alla nomina, così per come mi impone la legge, alla nomina della commissione nella sua interezza. Io volevo fare una breve considerazione. A parte la presidenza di questa commissione di gara, io mi trovo a svolgere lo stesso ruolo per altre gare nel comune di Matera. Ovviamente la nomina della commissione l'ho fatta con un mio provvedimento autonomo e l'ho fatto 2 minuti prima che iniziassero le procedure di gara, scegliendo ovviamente tra i funzionari del comune di Matera che io ho ritenuto avessero la necessaria esperienza e professionalità per potermi coadiuvare in quella attività. Quindi le perplessità che vengono sollevate sul pubblico sul fatto che bisognava o non bisognava, io ritengo che le operazioni che sono state fatte, così per come vi ho evidenziate,
superano di gran lunga quello che possono essere i criteri di legittimità che in queste circostanze gli enti debbano adottare. Quindi ritengo che il Consiglio Comunale sulla vicenda non sia più nelle condizioni di poter, come dire, fornire ulteriori chiarimenti o quant'altro, perché oramai gli adempimenti previsti dal decreto legislativo, e siccome anche la gara è in corso, ritengo che oramai tutti i passaggi che dovevano essere fatti, così per come stabilito dal decreto legislativo, siano stati fatti all'insegna della più assoluta trasparenza. Grazie, segretario. Consigliere Acito, non si sente nulla senza microfono. La pubblicità abbiamo messo in discussione. Si sente. Non mette in discussione. L'ho già detto prima, lo ripeto perché non vorrei che qualcuno spostasse l'attenzione da A. C'è stato un deliberato del Consiglio sul quale deliberato? Nessuno si è alzato a dire che questo deliberato è contro legge. Segretario, quale deliberato? Quello che ha preso il Consiglio, quando ha deciso che le procedure di gara, nelle quali bisogna scegliere i componenti della Commissione, devono essere fatte in questo modo, o meglio, la selezione dei componenti della Commissione deve essere, e nessuno si è alzato a dire che il Consiglio Comunale sta facendo la pipì fuori dal vaso, scusatemi. No? Chiaro? Quindi se il Consiglio, con l'assenso anche del segretario, che non si è alzato a dire no, state decidendo una cosa impropria, inopportuna, che non compete al Consiglio, cosa che probabilmente potrei anche condividere, ma nel momento in cui però il Consiglio ha assunto un deliberato e ha deciso di procedere in un certo modo, sarebbe opportuno che tutti, almeno fino a quando quella delibera non viene messa in discussione o non viene revocata, la cosa venga rispettata. Poi nessuno. Ma in che cosa non è stata rispettata? Credo che se non ha seguito quello che ha detto il consigliere Acito, spero che Enzo voglia intervenire e dirà in che cosa non è stata rispettata. Ma noi che abbiamo giocato quella sera in Consiglio Comunale, e vorrei che non si pensasse. Che quello che decide il Consiglio poi può essere tranquillamente superato da qualsiasi persona che al Comune assume decisioni in nome e per conto. Chiaro? Che se così è, allora vuol dire che dobbiamo capire, chiederemo al segretario generale che quando mette il parere di legittimità si assuma la responsabilità di quella legittimità, perché se c'è un parere di legittimità sull'atto, perché abbiamo deliberato un attimo che aveva i requisiti della legittimità, esprimeva anche una procedura da seguire nel per poter individuare i componenti delle commissioni. Punto. Se così non è, o così non deve essere, bisogna riportare indietro quella delibera e revocare quella delibera. Chiaro? Quindi non c'è nessuna insinuazione sul fatto che si sia proceduto. Poi è meno pubblico pensare che si faccia al sesto piano con le porte chiuse, perché pubblico è un altro concetto, il concetto di pubblico. E credo che tutte e due possiamo convenire su questo concetto di pubblico. Quindi si fa a porte aperte, si fa con la possibilità a tutti di partecipare, informando i soggetti interessati, torno a dire, però, sì, segretario, è così, secondo il mio modo di vedere, poi possiamo avere opinioni diverse, ma secondo il mio modo di vedere non si può fare in una stanza che ha due porte chiuse, anzi tre porte chiuse, e abbiamo fatto in pubblico, no, l'avete fatto in privato, sei persone questa cosa. Questo non vuol dire che non è stato fatto in modo trasparente, è stato fatto, così come abbiamo detto altre volte, e non vorrei ripetermi o tornare sulla questione. Grazie consigliere Acito. Prego consigliere Acito Vincenzo. Il segretario giustamente dice che per le gare con l'offerta più vantaggiosa dove la commissione è interna è giusto che possa nominarlo un secondo prima dell'apertura delle buste. Quando la commissione è esterna, l'articolo 83 ce lo insegna, va un altro percorso. Fra l'altro, mi deve consentire il segretario, credo, vorrei essere smentito, che la determina a
a sua firma del 6 aprile non contenga all'interno la verifica delle mancate professionalità interne che non può essere componente della commissione, che è propedeutica alla nomina delle commissioni esterne. Poi ci terrei a rileggere quello che era il corpo della parte 2 della delibera del 7 febbraio, che è stata riportata in maniera pedissequa all'interno della mozione. La delibera impegnava il sindaco a dare disposizione ai dirigenti affinché siano nominate quali altri componenti delle commissioni per legare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, figure professionali di esplicita competenza da scegliere con il metodo del sorteggio in seduta pubblica, lo diceva la delibera, tra almeno 20 nominativi richiesti ad almeno 4 ordini professionali provinciali, 3 per ogni ordine professionale, ed almeno 3 università, 3 per ogni università, in conformità con l'articolo 84, comma 8, lettera A e B del decreto legislativo 163 del 2006. Quindi credo che, e qui confermo quelle che sono le perplessità del collega Saveria Cito, se la delibera del numero 2 del 7 febbraio se la delibera del 7 febbraio avesse avuto dei profili di illegittimità, probabilmente dovremmo tornare ai consigli per modificarlo, altrimenti ad oggi mi sembra che questo sia il corpo della delibera che abbiamo approvato. Grazie consigliere Acito. Va bene, possiamo passare alle interrogazioni. No, è che votiamo, non c'è un oggetto da votare. Prego, prego, signore. Presidente, io ho provato a... Devi essere assistita, non devi assistere. No, io ho provato a immaginare, lo facevo anche mentre intervenivo prima, come può essere eventualmente votata questa mozione, ma non mi pare che, diciamo, quello che recepisco in pieno è un'indicazione che è venuta, diciamo, dal combinato disposto dei cognomi, dei due cognomi. Acito Saverio e Acito Enzo, che per seduta pubblica si intende esattamente quella che nel codice degli appalti è previsto al momento in cui la commissione si insedia per i primi adempimenti della gara, e quindi in quel caso è sufficiente invitare le imprese, credo che stiamo prendendo nota di questo verbale, le imprese che sono candidate, che hanno partecipato alla gara, perché partecipino al sorteggio della commissione. Per tutto il resto credo che valga, diciamo, valga anche questa fase transitoria. Come spiegava il segretario, le designazioni alle università sono state richieste abbondantemente prima che la mozione venisse in consiglio comunale, quindi la procedura era stata di fatto anche già avviata nel rispetto dell'articolo 84 del codice degli appalti, che contiene, diciamo, anche lì la previsione precisa di come vengono richieste, a chi vengono richieste le designazioni. Non sono esplicitati i numeri, noi invece nella mozione il 7 di febbraio li esplicitiamo, prego. Uno, sì. Mentre invece noi dobbiamo mantenere questo come indirizzo e quindi come
un obbligo da parte nostra, da parte degli uffici, ad osservare la mozione che abbiamo approvato il 7 febbraio, chiedendo, quando sarà la volta degli ordini professionali piuttosto che dell'università, piuttosto che altre istituzioni, un certo numero che tra l'altro ci faccia raggiungere quel fatidico numero 20 che ci consenta di fare il sorteggio, perché altrimenti il sorteggio come lo fai? Se tu devi costituire una commissione di 5, chiedi a 5 università, uno per università, e il sorteggio non lo puoi fare più. Mentre invece, esattamente come è stato fatto, volevo sottolinearlo questo, prima del 7 febbraio è stata richiesta la terna alle università, e le università avevano praticamente di lì a poco mandato queste terne che effettivamente avrebbero preso corpo anche per la costituzione della commissione in un sorteggio. Il Consiglio sapientemente ha dato indicazioni, indirizzi precisi. Io credo che quello che diciamo può essere il disappunto del Consiglio Comunale rispetto alla procedura è quello di non aver proceduto per la parte relativa all'applicazione di seduta pubblica, all'attuazione di seduta pubblica, la forma che prevede già la procedura per quanto riguarda l'apertura delle buste. In questo caso sarei, diciamo, per acquisirlo a verbale in questo momento, senza bisogno che approviamo altri documenti, che si proceda esattamente come quando si fanno le aperture delle buste. Grazie Sindaco. Procediamo con le interrogazioni. No, non è ritirata, era per discutere, era una mozione che chiedeva di discutere, non c'è un oggetto da deliberare, da votare. Cosa dovremmo votare? È scritto, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono la convocazione urgente del Consiglio Comunale per dibattere sulle individuazioni di eventuali responsabilità inerenti alla mancata applicazione di quanto contenuto nella delibera del Consiglio Comunale e sull'eventuale indirizzo da fornire alla Giunta Comunale per l'adozione di azioni conseguenziali a tutela dell'amministrazione comunale di Matera. Quindi non c'è un oggetto su cui deliberare. Procediamo con le interrogazioni. Interrogazione a firma del consigliere Pedicini avente ad oggetto danni alluvione. Il consigliere Pedicini ha facoltà di illustrare l'interrogazione. Prego consigliere Pedicini. No, no, microfono. Non si sente nulla se no. Non si sente nulla. Deve parlare per forza col microfono. Ritiro questa interrogazione, oramai è tardiva. Grazie consigliere Pedicini. Dirlo pure perché non è attuale. Non perché non è attuale, perché oramai insomma sono stati risolti i problemi. Oddio, sarebbe stato cosa vantaggiosa e favorevole portare questa interrogazione, non dico nell'attualità, ma almeno un mese dopo i fatti, perché insomma comunque è un'interrogazione importante, ha interessato delle zone della città e quindi vabbè, ma comunque ritiro questa interrogazione. Interrogazione a firma del consigliere Pedicini avente ad oggetto rappresentanza legale presso il giudice di pace. Il consigliere Pedicini ha facoltà di illustrare l'interrogazione. Prego consigliere. Grazie. Si sente? Allora, prima di leggere l'interrogazione volevo fare una premessa. Il contenzioso in questa città ha costituito, non si sente? Ha costituito e costituisce un problema veramente notevole. Sin dal 2005 ad oggi coloro che assistono l'amministrazione dinanzi al giudice amministrativo hanno trattato circa 38.000 verbali. 38.000 verbali che ovviamente, come ben sappiamo, hanno seguito un destino di annullamento, per la maggior parte di annullamento delle sanzioni. Nel 2005-2006 sono stati circa 4.000 i verbali annullati,
Il comune di Matera è stato condannato con un esborso di circa 400.000 euro. Nel 2007-2008 sono stati 25.000 i verbali accertati e annullati con un esborso di oltre 1 milione di euro, all'altro che non sono ancora in parte stati pagati, e circa 5.000 sono stati i verbali relativi all'autovelox di Viale Italia, con anche qui un esborso a carico del comune di circa 400.000 euro. Quindi con questo voglio dire che l'interrogazione che viene oggi in consiglio assume un rilievo per quello che è stato il lavoro di chi questi accertamenti e questo contenzioso ha seguito. Dopo aver letto i numeri e il lavoro fatto da costoro, capisco che ha pochissimi interessi, perché insomma vedo che oltre a essere assenti molti consiglieri c'è anche un disinteresse nella questione, e quindi volevo un po' pregare i consiglieri di seguire l'interrogazione, che passo alla lettura. Premesso che la determina dirigenziale numero 21 del 28 maggio 2011, il dirigente del settore Polizia Municipale ritiene di non avere personale idoneo, con idonee competenze legali, e non poter garantire tramite la dotazione organica del personale l'uniformità delle prestazioni al contenzioso del codice della strada. Atteso che ritiene quindi necessario avvalersi di una figura professionale esterna, tanto che il dirigente in questione interpella e richiede un'offerta tecnica alla società Sapidata, ditta che già esplica servizio di notifica di verbali, e la valuta congrua, che la previsione di tali spese ammonta a una presunta spesa di euro 15.000, salvo eventuali integrazioni delle quali non si pongono limiti, che come per ogni spesa si attinge all'oramai pozzo senza fondo costituito da fondi rinvenienti da sanzioni amministrative al codice della strada. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e la giunta per conoscere se questa amministrazione ritiene concretamente necessario avvalersi della prestazione legale esterna e non delle specifiche competenze presenti in amministrazione, ottenendo così un interessante risparmio. Quale funzionario attualmente rappresenta l'amministrazione comunale nelle udienze presso il giudice di pace riguardante il contenzioso al codice della strada? Qual è la mole di lavoro sinora svolto in merito al contenzioso trattato in questi ultimi anni, e se il personale preposto sotto il profilo qualitativo e quantitativo ha soddisfatto le esigenze lavorative? Se si intende sapere, infine, lo stato tecnico legale dei due principali contenziosi che maggiormente hanno interessato la città, ZTL Sassi e Autovelox Via l'Italia, nonché qual è stata la situazione risarcitoria, ad avere informazioni per quali limiti ai massimi di spesa si intendono porre nella determina a spesa aperta della quale si discute. Grazie. Grazie consigliere Pedicini. Risponde l'assessore Rivelli. Prego assessore. Vorrei premettere che la risposta che sto per dare è stata concordata anche con l'assessore Cappella, che si scusa per non essere presente, impegnato per motivi familiari e personali. Naturalmente le considerazioni contenute nell'interrogazione proposta dal consigliere Pedicini non sono condivise da questa giunta, dall'assessore che risponde, insomma da chi ha inteso adottare alcune
iniziative in merito alle questioni poste. Appena ci siamo insediati un anno fa, abbiamo riscontrato immediatamente la problematica sollevata dal consigliere Pedicini, ovvero la vicenda legata a due grossi contenziosi legati al questo autovelox di Viale Italia e la vicenda della ZTL dei Rioni Sassi. Vorrei ricordare a noi tutti, ma anche a chi ci ascolta, che le vicende richiamate in questione, in particolare la vicenda dell'autovelox di Viale Italia, nasce e muore non dentro questa amministrazione comunale, bensì nelle amministrazioni che ci hanno preceduto. E il sottoscritto, appena insediatosi, ha cercato di porre rimedio a una vicenda che appunto noi ereditavamo, sia dal punto di vista amministrativo, perché gli organi di governo che ci avevano preceduto non avevano fatto nulla per porre un freno alla vicenda di cui oggi noi siamo chiamati a rispondere, ma non solo non avevano fatto nulla dal punto di vista amministrativo, ma neanche rispetto al contenzioso che era in fieri e che si andava a consolidare. Il sottoscritto invece, già all'inizio della primavera scorsa, a giugno dell'anno scorso, attraverso insomma un'azione anche sul comandante della Polizia Municipale di Matera, avendo notato il consolidarsi di un esito sfavorevole rispetto alle impugnazioni dei verbali dell'autovelox di Viale Italia, aveva chiesto al comandante, aveva chiesto, però vorrei essere ascoltato altrimenti, ho chiesto e ottenuto dal comandante l'annullamento in autotutela di tutti i verbali di Viale Italia. Tuttavia questo annullamento in autotutela, essendo arrivato in ritardo rispetto ai ricorsi, perché sarebbe stato tempestivo farlo nel momento in cui venivamo chiamati in giudizio per l'annullamento del ricorso, non sta sortendo l'effetto sperato, ovvero quello di ottenere almeno una compensazione delle spese. L'orientamento che si va consolidando è quello appunto anche di una, oltre a travolgere il verbale, c'è un rischio anche di condanna alle spese. Tuttavia si era anche chiesto, poiché trattasi comunque di denaro pubblico, avevamo chiesto informalmente di tenere da conto questo dato, perché comunque parliamo di condanna alle spese di un'amministrazione pubblica, di un comune, e quindi di soldi di noi tutti cittadini. Io non ho, poi chiederei nella replica al consigliere Pedicini, che ha fornito alcuni dati dei quali io non dispongo, magari di riferirci la fonte dei dati quando parla di milioni di euro di qua, 400 di là, se ci dà questa fonte, perché è corretto, è sempre corretto quando si citano delle cifre citare anche la fonte che fornisce le cifre, altrimenti le cifre, come spesso succede in Italia, sono numeri dati per avvalorare tesi, ma non suffragate appunto da una certezza della fonte. Rispetto alla questione del cambio che abbiamo assunto rispetto alla difesa dinanzi al giudice di pace di Matera del contenzioso al codice della strada, devo dire in premessa che questa iniziativa
è stata concordata, anche se informalmente, solo verbalmente, ma è stata concordata sia con l'avvocatura, con il settore avvocatura dell'ente, che con il comando della Polizia Municipale. E l'abbiamo concordata ispirandoci a un principio semplicissimo: non ci vuole una scienza per comprendere che, poiché il contenzioso veniva generato a torto o a ragione, veniva generato dalle iniziative del comando Polizia Municipale, e poiché il comando Polizia Municipale su ogni atto di costituzione in giudizio supportava e continua a supportare tecnicamente e quindi anche giuridicamente l'avvocatura, per una ragione di specialistica rispetto al contenzioso in corso, abbiamo ritenuto, concordandolo con l'avvocato dell'ente, che era più corretto che, poiché il contenzioso veniva generato dal comando, il comando ne seguiva le sorti del contenzioso stesso, avendone appunto le capacità tecnico-giuridiche e anche la capacità dal punto di vista delle professionalità per seguirlo. Tra l'altro vorrei ricordare che rispetto alla rappresentanza in giudizio dinanzi al giudice di pace non è cambiato alcunché, perché comunque la rappresentanza in giudizio prima di questa iniziativa dell'amministrazione comunale era comunque seguita da due funzionari di categoria D, comunque da due dipendenti che non sono avvocati e non hanno neanche lontanamente una esperienza professionale in materia giuridica. Quindi non, da questo punto di vista non c'è stato nessun cambio di rotta, non c'è nessuna spesa aperta, c'è una convenzione con appunto le Poste Italiane al quale si chiede sostanzialmente un supporto tecnico per attingere come si fa e come fanno anche gli avvocati, perché qua in quest'aula ci sono anche avvocati, tutti, anche il miglior avvocato attinge a banche dati giuridiche e le stesse hanno un costo, quindi non è che abbiamo fatto convenzioni con gli avvocati. E vorrei dire, non è che il comune di Matera è autonomo rispetto alla difesa in giudizio, non è assolutamente una novità che il comune di Matera attinge quando ha necessità a avvocati e a professionalità esterne. Vi potrei fare un elenco copioso in contenzioso in diritto amministrativo, in diritto civile, in contenzioso penale, dove il comune, quindi non c'è assolutamente alcuna novità. Quindi insomma l'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale, che sta dando i primi frutti invece, perché vorrei segnalare che proprio in ragione di questa, come posso dire, mancanza anche di un vincolo quasi di paternità, il comune di Matera non appellava alcuna sentenza dinanzi al tribunale di Matera, che sapete è l'organo di appello al giudice di pace, cosa che invece iniziamo a fare proprio perché il comando giustamente difende anche il proprio operato. Grazie. Grazie assessore. Può replicare, caro consigliere Pericini. Caro, prego. Assessore, sinceramente le cose che stava dicendo poco fa mi lasciano alquanto perplesso. Io non ho assolutamente notizie di appelli, prendendo spunto dalle ultime sue parole, e di vittorie in appello o anche presso il giudice di pace del benché minimo contenzioso relativo al codice della strada. Ha detto tante di quelle inesattezze che io non puntualizzerò,
pezzo per pezzo, ma le voglio dire semplicemente una cosa. Io non discuto la questione della rappresentanza legale presso il tribunale o il giudice di pace, bensì il valore che questa rappresentanza ha, perché questi fondi vengono prelevati dal 208, e cioè dalle sanzioni al codice della strada. Se il comune di Matera intende farsi rappresentare esternalizzando il servizio, può prevedere dei fondi a parte e quei soldi utilizzarli per aggiustare le strade, per riparare alcune situazioni che riguardano la grave situazione di viabilità della città, e così anche la segnaletica stradale, e così anche i passaggi pedonali. Poi, rispetto al contenzioso, io non mi aspetto e non vorrei neanche valutare quanto detto su Viale Italia, perché sa benissimo l'assessore che certe iniziative sono state avviate esclusivamente dal dirigente, la politica poco può fare in questo senso, e comunque non vado a guardare neanche indietro, perché guardo quello che voi fate. E soprattutto a questo proposito vorrei ritornare, anche se non in tono polemico, a quello che l'assessore ha definito la fonte. La fonte, glielo dico subito, la fonte qual è? La fonte mia personale, con un piccolo accertamento tramite il giudice di pace. Ovviamente non saranno 38.000 le contravvenzioni, potranno essere 35.000, potranno essere 40.000, ma all'incirca dal 2005 ad oggi questo è il valore al quale io sono giunto. Valore, tra l'altro, che non è tanto peregrino se si fanno due calcoli, anche in ordine alle cifre che sono state da me evidenziate nella premessa. Comunque, questi dati, tra l'altro, io li avevo chiesti all'assessore. Non dovevo essere certo io, potrei aver dato anche dati errati. Io avevo chiesto all'assessore che mi fossero dati delle indicazioni precise in merito al contenzioso e alle cifre relative a questo contenzioso, perché rimane ancora un mistero la cifra da pagare. Comunque, termino qui il mio intervento, perché credo che il tempo a disposizione sia esaurito, e chiedo al Presidente, ai sensi dell'articolo 59,3, di trasformare questa mia interrogazione in mozione. Ovviamente raccoglierò le firme dei consiglieri necessari ed inserirla prossimamente in un consiglio all'ordine del giorno. Grazie. Grazie, consigliere Bedicini. Procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno. Nomina della Commissione Comunale ai fini dell'aggiornamento degli albi dei giudici popolari. Nominiamo gli scrutatori Rondinone, Caputo e Mazzilli. La nomina è fatta con scrutinio segreto. Rondinone, Caputo, Mazzilli. Due consiglieri comunali. Devono essere nominati due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, a scrutinio segreto. Si può votare un solo nominativo? Si può votare, si deve, si può, è ovvio. Allora, l'urna e i bigliettini. Invito i consiglieri a sedersi nelle prime file cortesemente, perché poi dobbiamo procedere alla votazione, se no non vi possiamo distribuire i bigliettini. Grazie. Sapevo che tu sei dispetto. Foglio delle prime presenze, dov'è? Non lo so. Non è che l'ha preso Piero. Vabbè, votare noi. Abbiamo deciso niente. Chi dobbiamo votare? Non lo so. Chi dobbiamo votare? Ah. Chi
sta Piero? No, li do ai consiglieri. C'erano tutti tranne Pizziello e il dottore e i due consiglieri provinciali, perché c'è il consiglio provinciale in contemporanea. Manca Paterino, Toto e Pizziello, solo quelli sono assenti. Tanto modo dobbiamo fare le nomine. Adduce? No, un attimo, questo lo mettiamo qua. Mi date uno che devo votare. Andezza? C'è la Bruna. Aspetta, non hanno ancora finito di distribuire, no. No, potete inserire, potete mettere nell'urna. Ma che stiamo votando? Quale? Ci ha votato. Qual è questo? Stiamo votando i giudici popolari. No, un attimo. Un attimo. Allora, per questa deliberazione il sindaco non partecipa alla votazione, ribadiamo il concetto, perché il sindaco è presidente della commissione e non partecipa, quindi ricominciamo da capo. Però un attimo solo, stanno finendo di distribuire i bigliettini. Allora, Andezza? No, un attimo, segretario, non hanno finito di distribuire i bigliettini. Ma io ho bisogno degli scrutatori qua. Ecco, vabbè, andiamo. Siamo? Abbiamo finito, possiamo procedere, Bruna? Possiamo procedere? Tutti i consiglieri hanno avuto il bigliettino per votare? Sì. No, io no, non l'ho. Mi sono distratto. Siamo? Allora, cominciamo? Sì. Andezza? Andezza. Ha votato. Alba? Ha votato. Trombetta? Ha votato. Rubino? Ha votato. Cotugno? Ha votato. Tralli? Ha votato. Scarola? Ha votato. Bianchi. Che ha fatto? No. Ha votato. Rondinone. Ha votato. Montemurro. Ha votato. Taratufolo. Taratufolo assente. Paradiso ha votato.
La Polla. De Palo. Ha votato. Ha votato. Massari. Ha votato. Acido Vincenzo. Ha votato. Massenzio. Ha votato. Paterino è assente. Assente. Sardone. Ha votato. Morelli. Leonetti. Ha votato. Ha votato. Fiore. Ha votato. Cotugno. Cotugno. No, no, Cotugno. La Macchia. Ha votato. La Macchia ha votato. Morea. Ha votato. Tosto. Ha votato. Perniola. Angelino. Ha votato. Ha votato. Tortorelli. Ha votato. Vicello. Ha votato. Toto è assente. D'Andrea. Ha votato. Caputo. Ha votato. Andezza Carlo. Assente. Manuello. Ha votato. Acido Saverio. Ha votato. Cosola. Ha votato. Mazzilli. Ha votato. Pedicini. No, no, qua. Ha votato. Gli scrutatori cortesemente. Quanti sono i votanti? Andiamo. Sono uno. Sei. 35 votanti. Diciamo i nomi. Morelli. Morelli. Un attimo. Morelli. 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 Vizziello. Morelli. 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 Vizziello Biagio. Morelli. Morelli. Angelino. Bianca. Angelino. Biagio Vizziello. Morelli. Morelli. Biagio Vizziello, Fiore, Bianca, Vizziello Biagio, Vizziello Biagio, Cotugno PD, Vizziello Biagio, Angelino, un attimo. Vizziello Biagio, Morelli. Morelli, Morelli, Angelino, Morelli, Morelli, Fiore, Morelli. Allora contiamo i quelli di Morelli. Uno, due. Dieci, undici, dodici,
Abbiamo? Morelli 18, 2 Bianche, 1 Cotugno PD, 2 Fiore, 8 7 Viziello Biagio, 1 Viziello, e quindi nulla, e sono 2, e quindi nulla. Va bene. 2 Fiore, 4 Angelino. Sono eletti Morelli e Viziello Biagio. Rendiamo immediatamente esecutiva la delibera. Dobbiamo votare. Allora, sì. Rendiamo l'esecutiva. Votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. All'unanimità è resa immediatamente esecutiva. Prego, Sindaco. Grazie Presidente. Colleghi, volevo sottoporvi una questione per chiedervi di soprassedere sul quinto, sesto e settimo punto all'ordine del giorno, in quanto in particolare per il numero 6, cioè la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, per garantire la segretezza del voto e la finalizzazione del voto, che è quella di nominare mi pare 5 componenti della Commissione, uno per ogni categoria prevista dall'articolo 148 del decreto 42 e dalla legge regionale, dalla delibera poi che dà attuazione a questa commissione, volevo chiedervi, in considerazione della necessità di studiare un sistema di votazione che garantisca allo stesso tempo segretezza e finalità e l'obiettivo, di soprassedere in particolare per quanto riguarda questa commissione. E mi rendo anche conto che la nomina delle commissioni è sempre oggetto di varie trattative, per poter realizzare un equilibrio più generale vi chiederei se aggiorniamo, mantenendo quindi all'ordine del giorno, così come prevede il regolamento, i punti che non sono stati discussi, il punto 5, il punto 6 e il punto 7. Grazie Sindaco. Grazie Sindaco. Chi ha chiesto la parola? Tosso? Prego, consigliere Tortorelli. Piano. La delibera però dov'è? Volevo chiedere all'assessore in particolare se almeno prima di votare lo slittamento dei punti all'ordine del giorno ci facesse almeno lo stato dell'arte sulla questione del bando, sulla commissione sulla qualità, perché si sono perse le tracce rispetto a quello che è stato l'esito del bando e l'istruttore che ha fatto l'ufficio sui nominativi, che non intravedo difficoltà rispetto ad avere una lista di nominativi istruiti dall'ufficio e quello del sorteggio o comunque di una procedura di trasparente eccetera eccetera. Grazie. Grazie consigliere. Prego assessore. Allora, è noto ai consiglieri, soprattutto per quello che è stato, diciamo, il percorso che questa commissione, la istituenda commissione,
ha avuto nella commissione urbanistica, che in tempi ormai, diciamo, mi pare che io non ricordo bene, non ricordo precisamente quando è stata liquidata dalla commissione urbanistica, ma comunque credo che siano almeno 2 o 3 mesi, la legge regionale, la delibera regionale numero 2002 del 2002 del 9 novembre 2009 dava la possibilità ai comuni di istituire un'apposita commissione per l'esame di progetti che dovevano essere sottoposti praticamente ai sensi della legge 50 al nulla osta regionale. In particolare erano progetti la cui cubatura in ambito rurale era al di sotto dei 900 metri cubi e in area urbana 1200 metri cubi. In più, oltre a questo, c'erano tutta una serie di immobili vincolati ai sensi della 1692, che erano sottoposti a vincolo, e quindi per questi immobili occorreva il nulla osta della regione Basilicata. La stessa regione Basilicata, con deliberazione citata in precedenza, dava la possibilità ai comuni, già dal 2008 in realtà, di istituire al proprio interno una commissione che si potesse esprimere in merito a, diciamo così, agli immobili vincolati e agli immobili che rientravano, diciamo così, nei prerogativi della legge, cioè al di sotto dei 900 metri cubi area rurale e 1200 le aree in area urbana. Questa amministrazione ha in un certo qual senso preso atto di questa deliberazione e ha così eseguito, per così dire, i passaggi previsti nella commissione per poter nominare questa commissione che la legge regionale, la delibera regionale, prevede essere composta da numero 5 componenti, cioè un ingegnere edile, un architetto, un biologo naturalista, un agronomo e un geologo. Il comune di Matera, a seguito delle indicazioni della commissione urbanistica, ha esperito idoneo bando a cui hanno partecipato, cioè bando per dove era richiesto il titolo previsto nella delibera regionale. Praticamente a questo bando hanno risposto 14 ingegneri, 8 architetti, 4 agronomi, 3 geologi e 5 biologi naturalisti. A seguito dell'istruttoria eseguita dall'ufficio urbanistico, sono stati ammessi 6 ingegneri, un architetto, un agronomo, 3 geologi e un biologo. Le cause delle esclusioni sono, per alcuni, non avvenuta autocertificazione, per altri perché non erano iscritte da 5 anni e quindi allo Stato il Consiglio Comunale, ai sensi della delibera regionale, è chiamato a scegliere i 5 nominativi che faranno parte della commissione, che saranno in carica 2 anni,
ovvero un ingegnere, un architetto, un agronomo, un geologo e un biologo. Lo stato dell'arte è questo che ho illustrato. Grazie assessore. Prego consigliere Acito. Ovviamente noi prendiamo atto della richiesta del sindaco di rinviare la nomina dei vari rappresentanti del Consiglio Comunale all'interno di queste commissioni, ovviamente non facendo passare sotto silenzio il fatto che questa scelta non si può compiere, non perché l'opposizione non è pronta, ma perché la maggioranza ha bisogno di riflettere ulteriormente su come gestire queste occasioni di impegno, perché credo che siano tutti quanti vogliosi di impegnarsi nelle varie commissioni. Prendo anche come un dato positivo il fatto che, con riferimento alla commissione del Consiglio Tributario Locale, sia stata ritirata dalla Giunta, devo ritenere, che non è stato posto all'ordine del giorno, la modifica del regolamento per ampliare il numero dei componenti, che sarebbe stato, quello sì, un'altra operazione di poco, ecco, poco giustificabile, non voglio usare altri termini, se non legati a esigenze di dare visibilità a questo o a quello. E credo che questa visibilità costituisce motivo di interesse ancora e quindi mancanza di convergenza sui nomi. Ma noi per il prossimo consiglio, come lo siamo già questa sera, siamo pronti, perché nell'opposizione, grazie a Dio, abbiamo poche pretese e molta qualità da spendere per il Consiglio Comunale. Grazie consigliere Acito. Procediamo con la votazione sul rinvio. Favorevoli? Mettiamo, perché tanto dobbiamo mettere chi non è favorevole. Contrari? Uno, Cosola. Astenuti? Angelino, Perniola, Toto, Cotugno PD, Angelino, Perniolo, un attimo, Angelino, Perniola, Toto, Pedicini, Manuello, Tortorelli, D'Andrea, Tosto, Cotugno PD, Vizziello Biagio, e che lo stiamo verbalizzando? No, no, stiamo facendo Acito Saverio e Vizziello Mazzilli. Quanti sono? Sì, sì, due Vizziello. 12 astenuti. Con 12 astenuti, uno contrario, è approvata a maggioranza. Grazie, buonasera.